conoscere. Qua no, qua si dice molto semplicemente com'è che nascono in noi le idee, e queste idee sono di volta in volta adeguate o inadeguate, chiare, distinte oppure confuse. Perché? Si cerca di dare una risposta a questa domanda. Siamo su un piano diverso, siamo su un livello che non chiamerei logico. Non so se questo l'aiuta a risolvere la sua difficoltà. No, in parte invece perché quando Spinoza mi parla di rapporti tra le idee, rapporti tra i modi. Lei continua a pensare secondo le due forme mentali del pensare e dell'essere, dice come faccio, sì, ho capito. No, no, è un punto di partenza diverso, due realtà proprio diverse, no? Ed è esattamente quello che Spinoza supera con questa invenzione della sostanza. Ci avrebbe parlato o ampliato sulla cognizione appunto del conatus riguardo alla morte, che forse magari come lo sono persa? No, siccome il tempo passava l'ho risolta brevemente con un riferimento alla durata del corpo, e quindi l'avevo trattata soltanto in questo modo. Avrete modo di soffermarvi sul conatus come ciò che costituisce proprio l'essenza dei modi finiti quando affronterete la terza parte, quindi io l'ho introdotta perché è necessario, però non si parla di conatus in questa parte, tant'è vero che quando ho richiamato la questione della cessazione della durata e quindi della morte ho dovuto passare alla parte quarta dell'etica, e quindi non è materia, l'ho introdotta, ma non è materia che viene affrontata in questa parte. E un'altra cosa invece riguarda le ultime cose che lei ha detto nella prima volta che ci siamo visti, il primo seminario che è stato fatto da lei. Arrivederci. Che riguardava, ora spero so che mi sorregga la memoria, ma riguardava una critica, se ho capito bene, al modo della scienza di oggi di considerare tutto quello che è il prodotto scientifico slegato però da questa idea dell'unicità della sostanza. E dico come mi viene in mente, è come se la scienza oggi non tenesse, o meglio, prescindesse dalla conoscenza di questa prima parte dell'etica e della quinta parte dell'etica. Mi scusi, non mi viene in mente solo questo. La scienza oggi? Sì. Probabilmente questo discorso è venuto fuori. Come se il prodotto delle scienze d'oggi fossero slegati da quest'altra, da quest'altra consapevolezza. Sinceramente non ricordo questo, ricordo che abbiamo parlato dei contributi delle scienze contemporanee, in particolare delle neuroscienze, della epistemologia contemporanea, per quanto riguarda il debito di riconoscenza che queste forme di saperi hanno nei confronti di Spinoza. Non direi però che queste scienze, adesso mi viene in mente che cosa posso avere affermato, cioè che queste scienze prendono soltanto queste forme di saperi contemporanei, di dibattiti proprio contemporanei, prendono da Spinoza alcuni aspetti, cioè portano a casa quello che interessa per lo svolgimento di una certa argomentazione senza portarsi a casa l'intero del sistema. Questo posso avere detto. Sì, esattamente questo. E allora appunto, siccome non mi era chiaro, l'ho ricordato perché me lo spiegasse propriamente, cioè qual è la parte allora che queste scienze non tengono in debito conto di Spinoza, la prima?
Ma bisogna vedere di quali scienze stiamo parlando. Se per esempio parliamo di uno psichiatra come Damasio, ecco che è tutta la parte dalla seconda in poi che viene tenuta presente. La prima interessa sostanzialmente un poco meno. Il termine scienze è un termine molto ampio e quindi anche il termine scienze contemporanea. Si parlava di neuroscienze, ma perché ricordo che c'era stato un intervento sulla teoria della percezione, così come viene affermato nei dibattiti più recenti. E allora è una cosa molto proprio banale, su cui non vale neanche la pena di perderci troppo tempo. Io ho l'impressione, ma non è che abbia fatto degli studi su questi tipi discorsi molto attuali, molto contemporanei, io ho l'impressione che ci si serva, ci si appoggi a Spinoza, recuperando, tenendo per buono da Spinoza quello che è funzionale a ciò che si intende dimostrare e magari lasciando, mettendo tra parentesi o trascurando altri aspetti che pure sono invece costitutivi dell'impianto di Spinoza. Allora, quello che noi stiamo cercando, io credo, con questo seminario di fare, è avere tutti i possibili accessi a questo impianto, con tutte le possibili ricadute sul contemporaneo, però prima l'impianto lo dobbiamo conoscere e dominare. Grazie. Io non ho altre domande. Non so se c'è tempo per sviluppare. Finché restano persone, io vado avanti. Quando se ne vanno tutti, me ne vado anch'io. Dica. Mi hai menzionato l'altra volta riguardo la volontà, cioè il rapporto con la sostanza divina e quello con l'uomo, nel senso che la volontà in se stessa può essere vista come qualcosa di infinito in qualche modo, cioè una volontà di volontà. Quindi. E siamo sempre fuori, ha ragione nel dire questo, e possiamo appoggiarci a tante concezioni filosofiche nell'asserire questo modo d'essere della infinita possibilità che inerisce alla volontà, ma non è quello che intende Spinoza, nel senso che così come nella sostanza divina non c'è una volontà, perché quello che la actuosa, come la chiama, actuosa potenza, la dei potenza o actuosa essenza pensa, è esattamente ciò che coincide esattamente con la sua potenza, non di volere, ma di agire. E quindi relativamente alla sostanza divina non ha senso qualcosa come l'idea di volontà, come parlare di volontà. E allora analogamente, relativamente ai modi finiti, altrettanto noi parliamo di volontà, ma con volontà abbiamo una idea molto confusa e parziale, perché in realtà la volontà è espressione della mente e quindi non c'è, e lo dice espressamente Spinoza sempre nel corollario alla proposizione settima, che è la proposizione fondamentale di questa parte, dice Spinoza proprio che la volontà e l'intelletto tutto sommato sono la stessa cosa. La volontà nel modo finito non si distingue dal suo modo di pensare, dalla sua mente e dal suo intelletto. Bene, mi pare che non ci siano altri interventi, quindi vi ringrazio. No, la cupiditas è un'altra cosa, qui parla proprio di voluntas ed è esattamente una di quelle nozioni comuni, di quelli universali su cui i filosofi litigano. Grazie. Prego. Grazie. Di niente, si figuri, grazie a voi dell'attenzione.